Saliceto Panaro è un'antica villa, vicinissima al centro di Modena, che ha preso il nome da una distesa di salici che una volta copriva quelle terre. Fu per molti secoli il primo centro abitato nel quale si imbattevano i forestieri, i pellegrini e i mercanti che, uscendo dalla città, si dirigevano verso Bologna. E dava per questo il nome ad una delle quattro porte che, interrompendo l'andamento solido e inespugnabile delle mura, permettevano l'accesso al centro abitato di Modena, Porta Saliceto, appunto. Tutto ciò avveniva nel lontano 1192. Porta Saliceto era la più bella di tutte, scrive Sossai alla fine del 1800 nella sua guida turistica. Certo, il suo stesso nome, Saliceto, è una prova storica dell'esistenza della grande palude nella quale sorgevano le torri e i propugnacoli di Modena. Col passare degli anni, Modena si allargò e la porta Saliceto fu chiusa e al suo posto sorse Porta Bologna. Nel 1331, tuttavia, in occasione dell'arrivo in città di Re Giovanni di Boemia e della consegna a Manfredo e Guido Pio del diploma di vicari imperiali, fu riaperta la porta di Saliceto Panaro, che per più anni era stata murata, sicché di giorno e di notte era a tutti libero l'ingresso e l'uscita dalla città. Nel 1335 Saliceto fu distrutta da una guerra voluta da signorie rivali che volevano impossessarsi della città, ma in seguito la ricchezza della terra e la sua esuberante vegetazione la resero luogo ambito per soggiornarvi. Alcune importanti famiglie modenesi vi costruirono le loro residenze di campagna, usate anche per la villeggiatura nei mesi estivi o come casino di caccia, idoneo ad intrattenere gli ospiti illustri. Le costruzioni erano composte da diversi corpi di fabbrica separati, a volte collegati fra loro da portici. C'erano sale da pranzo e ambienti adatti ad ospitare pochi commensali o grandi ricevimenti. Uno studio o biblioteca, ricco di volumi rari e cimeli alle pareti e ampie finestre dalle quali si poteva ammirare l'esterno. Attorno alla villa spesso sorgevano parchi con boschetti di piante pregiate, aiuole di fiori, poi statue, fontane, sedili, lunghi viali delimitati da filari di alberi che si potevano percorrere a cavallo o a piedi. Ancora vicino alla casa c'era la limonaia, un locale riscaldato e pensato per riporre le piante delicate che avrebbero sofferto nei lunghi mesi invernali. Accanto alla casa, in un angolo riservato del parco, sorgeva un oratorio riservato alla famiglia e agli amici. Ancora non molto lontano dalla villa c'erano granai, essiccatoi e gli ambienti per il deposito di attrezzi agricoli, il forno per cuocere il pane e le cantine per il vino. Fu la ricchezza del suolo a rendere quella terra idonea all'insediamento umano. Già all'epoca di Re Astolfo fu una villa importantissima grazie ai corsi d'acqua che la attraversavano. Fin dal 1036 molti luoghi avevano nomi riferibili all'idrografia circostante. Ancora oggi vi si incontrano Fossa Monda, Via Due Canali, eccetera. Dall'anno 753, Saliceto Panaro ebbe ufficialmente la chiesa plebana dedicata a San Vincenzo Martire. Erano i primi momenti in cui le grandi cattedrali cominciavano ad affidare alle pievi, con fonte battesimale, la cura delle anime del territorio. San Vincenzo, tra quelle, godeva sicuramente di grande influenza. Aveva le filiali di Collegarola, Collegara, San Damaso, San Donnino, insomma, tutta la zona compresa tra Modena e il fiume Panaro.
La Pieve era punto di riferimento importantissimo. Nel tempo, vicende avverse portarono alla distruzione del primitivo edificio e solo nel 1718 venne costruita l'attuale chiesa. Questa, nel 1796, all'arrivo delle truppe napoleoniche, patì notevoli traversie. La chiesa venne semidistrutta e il campanile subì alterazioni irrimediabili. Una strada collegava Nonantola a Fanano, per volere di Sant'Anselmo, e passava per Saliceto. Questa prese il nome di strada Montanara, poiché conduceva in alto sull'Appennino. Intorno a quella strada, in quella fertile campagna ricca d'acqua, si sviluppò Saliceto Panaro. Il nucleo più antico prese il nome di Balugola. Sembra dal nome di una famiglia che possedeva in quel territorio importanti possedimenti. I Balugola, appunto, valvassori dei signori di Monfestino. Il territorio di Saliceto, anche anticamente, era abbastanza esteso e densamente popolato. Da un censimento voluto dal duca Francesco III nel 1738, si evince che misurava 2.819 biolche e contava 600 abitanti. Tra gli abitanti vi figuravano personaggi di primo piano. I componenti della famiglia Balugola, ad esempio, della famiglia Coccapani, della famiglia Seghizzi ed altri ancora. In tempi più recenti Guido da Verona, il conte Bayard de Volo. Non ultimo Ciro Menotti, eroe del Risorgimento italiano. Egli, nel 1822, acquistò a Saliceto, nell'attuale via Casette, un podere di 58 biolche, sul quale si trovano quattro case coloniche e un casino padronale, il tutto chiamato la Balugola. Lo scopo dell'acquisto era quello di allestire un moderno complesso industriale. Infatti, nel 1823, vi impiantò un opificio di filatura della seta, fornito di macchina a vapore, esempio assai raro a quel tempo di impiego di apparecchiature. Soddisfatto della posizione, si trasferì con tutta la famiglia nel casino padronale che divenne una splendida dimora. Oggi quell'edificio, egregiamente ristrutturato dalla famiglia Ansberg che lo abita, si presenta in tutta la sua bellezza. La cura profusa nel conservare l'antica magica accoglienza, la cordialità della struttura, il sollievo dello spazio ampio e sobriamente arredato, stupiscono l'ospite e lo avvicinano ad un passato ormai molto lontano, quasi dimenticato. Un ricco giardino nasconde solo parzialmente l'elegante edificio che appare in tutto il suo stile se raggiunto dall'ampio viale di accesso. Di grande interesse architettonico è anche il complesso appartenuto alla famiglia Besini, poi alla famiglia Guidelli, oggi Villa Paltrinieri Lambertini. Si presenta composta di quattro parti. Un corpo centrale, formato da una bella casa a base quadrata, a due piani e solaio, due limonaie che fungevano anche da casa del custode, deposito mezzi, eccetera, e una curiosa costruzione che porta la scritta Tempietto di Flora. Se la dicitura è relativamente recente, la struttura potrebbe non esserlo. La proprietà, infatti, sorge in via Stradello Romano, nome che riporta alla memoria l'occupazione romana e le centuriazioni presenti in quella zona. Durante gli scavi, per sistemare il bellissimo parco, sono stati rinvenuti reperti romani e non si esclude che il tempietto abbia come originario appoggio un basamento romano. La villa ha stanze decorate da affreschi ottocenteschi e tutto all'interno lascia intravedere una grande cura e un grande rispetto per la storia dell'edificio. Uno storico naturalista della fine dell'Ottocento scriveva: «Senza nulla togliere alle altre sorgenti di Saliceto Panaro, una se ne trova, nella villa Besini, talmente satura di ferro da potersi paragonare a vino generoso e scorre,
metà giornata e tutta la notte per fossati di saliceto panaro. Quell'acqua prendeva anche il nome di Acqua d'Oro. Quest'acqua raggiunge anche la villa che fu di Caterina Barbieri, oggi proprietà della famiglia Lucchini. Qui le colonne del giardino diventano rosse ad ogni annaffiatura e non si possono smacchiare. A pieno titolo annoverata tra le dimore patrizie dei dignitari della corte estense, la magnifica villa fu la casa natale di Guido da Verona, famoso scrittore di origine ebraica di ispirazione dannunziana, vissuto nei primi decenni del Novecento. Tra un'ansa del Panaro e via Montanara, seminascosto da un bosco rigoglioso ed esuberante, l'edificio ha ritrovato con gli ultimi restauri la propria importanza. Dall'attuale proprietario è stata fatta restaurare con grande perizia e rigoroso rispetto delle sue primitive caratteristiche architettoniche per riportarla al notevole stato di grazia nel quale si trova oggi. All'interno dell'edificio si possono ammirare oggetti, arredi, sculture e dipinti di straordinario valore. Le statue collocate sulla facciata anteriore della villa sono attribuite ad Antonio Begarelli. In via Casette c'è un'altra bellissima villa. Una costruzione tipicamente ottocentesca, con l'altana e una torricina con campanella. È circondata da un bellissimo giardino dall'aria romantica e siepi di bosso profumatissimo. Sulla destra si incontra la casa del custode e il deposito degli attrezzi. Alla sinistra sorge un piccolo oratorio circondato da piante disposte elegantemente tutto intorno, in modo da rendere riservato il luogo. La casa divenne, nell'Ottocento, patrimonio del conte Teodoro Bayard de Volo, che intervenendo sulla prima costruzione diede alla villa la forma che ancora oggi presenta. Come tutti i casini di campagna, è un edificio a due piani. Il piano terra presenta ampi e luminosi saloni, lo studio, sale e salette, la cucina e una stanza da lavoro. Gli affreschi ben conservati e l'arredamento ben ambientato dimostrano la cura e l'attenzione per la tradizione. Nel 1859 un fatto nuovo venne a sconvolgere la vita dell'antica villa di Saliceto. La costruzione della ferrovia per opera della Società Adriatica. Questa divise in due il territorio e la strada Montanara, imponendo nuova forma al territorio. La vecchia chiesa, situata in via Montanara, divenne raggiungibile nel 1987 grazie a un sottopasso pedonale che la collega alla nuova realtà industriale. Oggi Saliceto Panaro ha ceduto la sua parte sud, di qua dalla ferrovia, ad un villaggio artigiano e residenziale e al posto dei salici che più di un millennio fa coprivano queste terre, ora ci sono villette, palazzi. Restano a testimoniare l'antica ricchezza del territorio le splendide e accoglienti abitazioni che il tempo e la sensibilità di alcuni tra gli abitanti hanno salvato dall'oblio.